Thank you.
Grazie di essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie al Diapason Wind Band che ci ha accolti e a Giuliano Moser, il loro direttore. La Diapason Wind Band è la banda che raccoglie in un unico momento, in un unico contesto, i molti ragazzi delle 12 bande che fanno riferimento alla scuola per la formazione musicale bandistica. Una parte molto importante della nostra scuola, una parte molto significativa del nostro far scuola di musica. Detto questo, e arrivando al dunque, inviterei Germana Comunello, assessore alla cultura del comune di Lavis, e il sindaco Alessandro Andreatta, sindaco di Trento, per un saluto e un, credo, augurio di buon compleanno, visto che siamo qui per questo, per festeggiare i primi 25 anni della nostra scuola. Ringrazio ancora voi perché siete come sempre numerosi. Mi scuso con chi ha avuto qualche inciampo nella bigliettazione. Ci sono dei posti liberi in platea, li vedete anche voi, quindi aggiustatevi un pochino con le maschere nel gestire meglio il dove siete. Mi riferisco a chi è in loggione e credo non sia nella posizione migliore. Germana sta arrivando, spero. Dov'è? Eccola. E il sindaco Andreatta credo mi stia raggiungendo. A te, Germana. Grazie, buonasera a tutti. Sono onorata di essere qui a ricordare questa sera il 25esimo anno della scuola musicale di Diapason. 25 di lavoro per loro, però 10 anni di collaborazione per me con loro per il ruolo che ricoprono nel comune di Lavis. Sono 10 anni che ci hanno fatto crescere, penso insieme, senz'altro il mio ruolo, ma insieme, penso Rolando, siamo cresciuti e abbiamo lavorato bene con i nostri ragazzi, i nostri bambini del paese, e è una cosa che ci onora, è una cosa che speriamo vada avanti continuamente, prosegua nel tempo e che le cose diventino sempre migliori. Grazie. Grazie a te, assessore. Grazie, Giordano. Il nostro sindaco, Alessandro Andreatta. Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Qualcuno ha detto che senza la musica la vita sarebbe un errore. Probabilmente noi che siamo qui oggi condividiamo tutti questa affermazione, quindi il mio grazie lo leggo proprio a questa frase, un grazie alla scuola musicale di Diapason perché ci ha impedito anche alla città di Trento di fare questo errore, quindi di lasciare fuori la musica dalla vita. E mi pare importante, il grazie è collegato anche alle centinaia, alle migliaia di persone, di allievi che sono stati attraverso il Diapason avvicinati alla musica. Immagino che qualcuno sarà diventato forse anche un professionista della musica, molti altri hanno imparato a suonare uno strumento, in ogni caso si sono avvicinati a questa che è un'arte così importante, che è un'arte così universale e che ci consente di dialogare davvero con tutti, al di là dei popoli, delle razze, perché questo è un linguaggio che ci fa incontrare, che non ha bisogno di interpreti, che non ha bisogno di traduttori. Quindi grazie per tutto quello che è stato fatto, un grazie anche al direttore, agli insegnanti, a tutti gli allievi e naturalmente buon compleanno per questi 25 anni. Mi sono permesso di portare una semplice targa che voglio consegnare adesso e che è una targa che raffigura Piazza del Duomo, più esattamente la Fontana del Nettuno, con una semplice dedica, 25 anni di musica, passione ed emozioni. Grazie di Diapason. Grazie, grazie sindaco, grazie assessore. La serata è iniziata, vi lascio alla musica, alle parole, al teatro e buon divertimento, buon compleanno a tutti ancora. Grazie di essere qui.
lassù, nell'aria chiara del mezzogiorno, l'orologio ci guarda da un magnifico cielo. Pare un occhio ammiccante che sa del tempo nostro e ci incoraggia a passare oltre gli affanni e a gustare le gioie. Noi siamo in festa adesso e tutto è sospeso. Anche il campanile pare dimentico del compito che l'investe. Si erge a sentinella austera, ma trascura a bella posta di ricordarci se si fa tardi. Anzi, ci incita a tirare a lungo l'allegria. Che baldoria, che corale frenesia. La banda passa con incedere cadenzato, richiama di tutti l'attenzione, fa cantare il vecchio, la dama, l'avvocato, chiunque sia d'ogni età, d'ogni estrazione. Primeggia l'ottavino sul flauto vellutato e ciò sussiste in piena consonanza. Lo sa pure il tamburo che incalza il bombardino, per non parlar della cornetta che appena può avanza. Spandono a flutto e in stormo note colorate, blu spirituali, rosse tutto fuoco, bianche come il latte. Mentre le verdi vanno tra l'erba a fil di prato, le marroni incappucciate pregano lasciando senza fiato. Le gialle sulle scale scendono dai gradini, si fondono gioiose a un coro di bambini. Thank you.
Niente affatto, è che niente.
Ecco il giorno tanto atteso. Giunto in corsa a soddisfare gli auspici e il vanto di chi intende ribadire: la storia siamo noi, la scuola siamo noi, noi bambini, più in là ragazzi, poi adulti, maturati al giusto punto per capire quanto giovi la musica a diventar grandi nel corpo, nella mente, nello spirito. Siamo contenti del bel traguardo conquistato piano piano, con discrezione, inesauribile passione, impegno, presi per mano da maestri d'arte e di pedagogia, perfino dalle famiglie a cui la scuola è aperta, parte attiva del progetto di scoperta di figli e figlie. Già 25 anni di storia sono trascorsi. Vi sembrano pochi? Ma tanto ci vuole per dimostrare che le promesse e i propositi migliori possano diventare realtà salda, fatto credibile, a patto che vinca la voglia di far bene ogni cosa. Il tempo è galantuomo, non c'è che dire. E guardando al tempo che oggi su questo palco veste abiti di festa, pensiamo al da farsi, ma anche a ciò che è stato, meditando in modo largo, andante, allegro, pure profondo e denso, sui righi del pentagramma di note, vicende e di progetti. Il teatro si presta a questa operazione, lo fa magicamente. Un'operazione di svago e comprensione si pone come motore di invenzione dentro un luogo dove far stare tante cose. L'attimo si ferma, lo si ammira e interroga, lo si lascia fiorire perché ci sveli il sogno, risvegli la memoria, ci dica come siamo e dove andiamo. Ben inteso, facendo tesoro degli errori. Non ci appartiene la superbia e il fare va ben speso. Ma vogliamo spostarci da innovatori, continuare mediante la musica a edificare la persona, il cittadino, a costruire, a diversificare, plasmando da protagonisti il nostro destino. Ma ci pensate? Il bambino parte, diapason alla mano, e va di canto in canto, tra scale, accordi, ostinati tentativi in chiave di violino, sale con tocchi di forte, tocchi di piano, diventa uomo, vale nella vita e in arte. Non finisce mai questa gioia creativa che rende preziosa ogni stilla di energia, zufolando, balzellando, tintinnando. Viene innanzi generosa con le sporte traboccanti di speranza, di confetti, di idee nuove, di stranezze, di suonate, di ballate, di graziose cavatine, di trovate bizantine. E giù risa, scherzi, invenzioni di fanciulli e di ragazzi, di maestri e suonatori, di egregi pensatori che, con il naso all'insù, mirando l'orologio, dicono: «Dai, gioca un po' anche tu». Thank you.
gli strumenti dell'orchestra tutti insieme ci fan festa. Guarda un po' che modo strano di suonar con gran baccano, ah, la burbera gran cassa segna il tempo quando passa. Mi congratulo con Gino, nome proprio del violino. Ascoltate le pretese del regale corno inglese. Vanno i gatti frastornati, coda in su, lontan dai fiati. Gli strumenti dell'orchestra tutti insieme ci fan festa. Il mio amico clarinetto ruba a Gino un archetto. Voglio bene al contrabbasso, mi accompagna passo passo. Le campane fanno coro sopra un capo con alloro. È di Lara che ha compiuto i suoi studi con il liuto. Perché Lara ha uno shock? Ci ha raggiunto il guitar rock. Gli strumenti dell'orchestra tutti insieme ci fan festa. Fisso il rigo e danza il mi, lo rincorro tutto il dì. Attenzione al pentagramma, ce lo dice anche la mamma. Con la musica impariamo a capirci forte piano, a restare in armonia senza affanno né bugia, cosicché possiamo dire sarà rosa l'avvenire.
Che cosa ci fanno qui i sassofoni? La domanda pareva accompagnarsi a perplessità e disappunto. In realtà portava solo sorpresa, comprensibilmente, se è vero che tra gli strumenti entrati a far parte del mondo orchestrale, il sassofono è tra i più recenti. Non importa, che diamine, una scuola ha il dovere di aprirsi alle novità, di sperimentare vari linguaggi, di fare propri metodi e strumenti che arricchiscano l'espressione. Spesso ci si interroga sul senso delle cose. La musica è un mezzo o un fine? Verrebbe da dire sì a entrambe le alternative. Per gli strenui melomani, la musica è tutto e tutto è per la musica. Oppure dal poeta sentiamo «De la musique avant toute chose», la musica prima di tutto. A scuola, nella nostra scuola intendo, le cose stanno diversamente. La musica è il mezzo, per eccellenza, va detto, attraverso cui formare la persona, e la persona è il fine. Sta qui la vera missione che avvalora ogni forma di educazione. In ciò crediamo e questo ispira il cammino lungo cui andare e sempre migliorare. Non è per caso che si spalancano le porte a una cultura musicale edificante, non affogata nell'inerzia del manualistico e dei tecnicismi, ma nutrimento di vita, importante sensibilità votata a rielaborare idee e problemi. Né è un caso se si concedono spazi di libertà, perfino di spregiudicatezza, pure dentro la matrice di irrinunciabili eredità. Dunque, anche l'ingresso di nuovi strumenti nella vita di una scuola è ventata primaverile. Si rivedono i programmi e la didattica, si provvede a reclutare maestri adatti, a stilare repertori mai fatti. Così è stato per il violoncello, il clarinetto e vari ottoni, il pianoforte, il violino, il flauto, il contrabbasso, la chitarra e la fisarmonica. Thank you.
Ma si parlava in particolare del sassofono. Dunque, entri e sia uno di noi. Guardatelo, guardatelo, con quella forma così curiosa, pare una proboscide lucente. Ricorda le curve della pipa alla Sherlock Holmes. Ascoltatelo con quel suo bel timbro a metà fra legno e ottone, talvolta goffo, ma anche agile, virtuoso, scoppiettante. Entri, si unisca agli altri e sia il benvenuto. Prego, si accomodi. Mi dica, lei è? Chi sono? Sì, insomma, come si chiama? Sans, ma è un diminutivo. Il suo nome per esteso, prego. Sassofono. Grazie. Lei è qui per candidarsi in qualità di strumento musicale, se ho ben capito. Infatti, vi avevo inviato le mie credenziali e vi ringrazio di avermi ricevuto. Ci parli un po' di lei. Noto che ha un accento francofono. Francofono? Sassofono? Più che parlare, preferisco suonare, stava a sentire. Sono nato in Belgio. Mio padre, Antoine Joseph Sax, era insegnante di musica e inventore. È stato assai creativo e molto attento a fare bella figura con le sue creature. Con me all'inizio ebbe un grande affare. Non era chiaro ai più chi fossi. Mi consideravano con... come posso dire? Reticence. Comprendo? Con riluttanza, ho capito. Ma perché? Oui, riluttanza. Parevo uno strano miscuglio tra i miei cugini legni e i miei cugini ottoni. Però questo si rivelò essere un gran pregio. Vedete, monsieur, io pur facendo parte della famiglia dei legni e come legni conservando flessibilità tecnica, posso esprimere anche un grande volume di suono, paragonabile a quello degli ottoni. Voilà, più che una stranezza, era un prodigio. Per questa ragione aspira a far parte della nostra scuola. Sa, prima di inserirla, dobbiamo appurare se con lei è possibile favorire una crescita non solo tecnica e musicale, ma anche e soprattutto spirituale e umana. Ci teniamo molto a questo. Lo immaginavo, non mi stupisco affatto e apprezzo. Mi sono note le vostre referenze. Beh, sentiamo le sue allora. Non suoni come superbia, ma modestamente. Il mio pregio maggiore risiede nella bellezza della voce. Ora grave e calma. Ora appassionata, sognante e malinconica. In altri momenti vaga come l'eco indistinta dei lamenti della brezza nei boschi. O meglio ancora, come l'eco di una campana ascoltato tanto tempo dopo che è stata percossa. Nessun altro strumento esistente, a me noto, ha questa così particolare sonorità, situata al limite del silenzio. Io mi presto a suscitare riflessioni alte, a scavare nell'anima. Comprendo? Sta facendo della poesia o sbaglio? Ci dica concretamente perché dovremmo sceglierla. Mi creda, lei non è l'unico ad essersi candidato. Très bien. Io posso fare parte di grandi formazioni come di piccoli organici. Per quanto riguarda le possibilità tecniche e dinamiche, da soprano a contralto a tenore e baritono, mi muovo in modo del tutto agile e libero. Trovate maestri all'altezza del loro compito e vedrete che cose belle riusciremo a fare insieme. Questo non è un problema. Troveremo sicuramente la persona giusta. Figurarsi. Comunque sia, per noi è fondamentale quanto appena detto, fare le cose insieme. È il principio della cooperazione. Sì, per questo ci credo anch'io. Veramente, dovreste sentirmi in quartetto. Le avevo chiesto di riferirci le sue referenze. Beh, non sono necessarie. Sono scritte qua nel curriculum. Sì. Beh, niente male. Berlioz, Bartok, Puccini, Weill, Gershwin, Prokofiev, Schoenberg, Mussorgsky, Ravel, eccetera, eccetera. Beh, e poi c'è tutto l'universo jazz. Trebbiamo, sono lieto che l'apprezzi. A questo punto, se gli altri sono d'accordo, la concederei. Le faremo sapere. Grazie. Thank you.
Thank you.
Ed eccoci alla settimana della musica, ancora insieme allievi e insegnanti. 7 giorni di musica, giochi, sport e vacanza. Da poco è trascorsa l'estate, traboccante di sole e spensieratezza. In ciascuno di noi c'è la voglia matta di riprendere lo strumento e suonare. Si propone di farlo fianco a fianco, un tuffo nelle attività del laboratorio di allestimento, nella musica e nel canto corale. Ci scambiamo qualche impressione su come sono andate le ore dorate di agosto al mare o sotto l'azzurra volta dei cieli montani. Negli occhi di qualcuno rilucono ancora sprazzi d'avventura. Ogni anno il programma ha un nuovo titolo, tratto dalla letteratura o dal teatro musicale, da portare in scena a conclusione del lavoro di preparazione. È il momento più alto di un intero impegno annuale. C'è impresso lo stile profondo della scuola, la missione della sua pedagogia, in cui anima, ambiente naturale, ambiente sociale, si mescolano in un amalgama fecondo. Al campus l'apprendimento passa attraverso il gioco, la didattica e la creazione di esperienze di impronta, per così dire, tribale,
si consolida un forte senso di prossimità e appartenenza. Siamo fuori dal tempo, nella quiete di luoghi ameni, nella cura a scorrimento lento di noi stessi. È implicito anche un fatto d'amicizia autentica. Se si vuole, liberatorio, perché l'amicizia è sentimento leggiadro, quasi incorporeo, ma anche di comunicazione vera. Quando ci si apre all'altro e lo si cerca davvero, allora si svela il dono della reciprocità dentro un movimento fatto di curiosità, di sorprese e ammirazione. Attraverso lo stare insieme musicale, ludico e teatrale, si impara ad ascoltarsi e ad armonizzare la relazione. Recitare, cantare, suonare in collettivo, seguendo precise istanze di equilibrio formale e di libera espressione individuale, riporta, metaforicamente, alla vita dei gruppi di lavoro indaffarati a conquistare comuni obiettivi. Stare in gruppo è una competenza da acquisire con impegno e pazienza. Fuori, dove eravamo, una macchia boschiva si apriva innanzi, uno scrigno screziato da nitide tracce di tramonto, pronto a perdersi nella tenebra tardo estiva. La pennellata scura dei pini inseguiva memorie all'imbrunire. Ci sentivamo presi. La poca luce rimasta del giorno era ormai in silenzio. Cenammo, poi il falò sotto la luna, tanto appagante poiché lungamente atteso. C'era profumo d'erba bagnata e la mente vagava accompagnata dal crepitare della legna. Ogni scintilla era un ricordo che ondeggiava, briciole di luce danzanti come l'anelito perenne dell'uomo alla libertà. Thank you.
Che cos'è il futuro? Ma che dire? La domanda parrebbe semplice e potremmo rispondere come si fa comunemente. Il futuro non è ancora, il futuro sarà. Scaturisce dall'immaginazione, da un sogno, talvolta dalla speranza. Esso sta nell'attesa, come il passato sta nel ricordo. Comunque sia, benché ancorato a una dimensione astratta, il futuro pervade il presente. Ce lo riferiva anche Sant'Agostino quando, filosofando sul tempo nelle sue confessioni, sosteneva che se nulla passasse, non esisterebbe un passato. Se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe un futuro. Se nulla esistesse, non vi sarebbe un presente, e che il presente è come un passato che si pensa nel presente. Quindi il passato non è altro che il presente del passato, come il futuro è il presente del futuro. Dunque diremmo che il presente, come lo intuiamo, accoglie il senso di una storia trascorsa, di un passato in cui ritrovarsi, sia ciò che non è ancora e che desideriamo realizzare. Quindi, detta altrimenti, noi siamo ciò che abbiamo fatto e per come è stato fatto. È la nostra identità. Ma l'identità non si esaurisce nel vissuto, poiché è in divenire. Si fa man mano che avanza, nutrendoci di futuro. Si apre appunto a ciò che vorremmo attuare. Vi ricordate quando ci dicevano: chi sei? Che cosa farai da grande? E noi a rispondere con orgoglio, magnificando scenari talvolta improbabili. Comunque sia, venivamo giudicati anche per quel viaggio, come personalità potenziali. Alla domanda di prima, allora, che cos'è il futuro? Rispondiamo pure così. Il futuro è la visione di come saremo, è il progetto con cui attuare una speranza, un sogno, addirittura l'utopia. Non paia celebrativo, ma qui, a scuola, si vive concretamente di questo sentimento del tempo. L'effetto dello sperare si espande e ci espande, ci fa attendere a uno scopo, ci fa tuffare attivamente nel nuovo che si va formando, a cui già apparteniamo. Ogni molecola di spazio, di sudore, di immaginazione, ogni rintocco dell'orologio che ci riguardi racconta di un'opera in divenire, forte di esperienza, intenta a costruire. Così è per gli innumerevoli programmi di lavoro portati avanti insieme, principalmente con la musica, che pongono la persona al centro dell'istanza educativa. Così è per il progetto Bande, i corsi rock, l'attività editoriale, gli eventi, eccetera, eccetera. Ma silenzio, per favore. Se osservate attentamente la luce che riflette dagli occhi dei bambini, non trovate forse squarci di futuro? Thank you.
Gli strumenti dell'orchestra tutti insieme ci fan festa, danza, musica, canzoni, una giostra d'emozioni. Caro pubblico gentile qui presente in tante file, ci chiediamo, avrà senso il battimano? Tuttavia, se mancasse l'anelata ovazione, quantomeno ci giungesse un pochin d'approvazione. Ma no, siate liberi, vi prego. Questa è retorica, non nego. Fate ciò che il cuor vi detta e del proprio ognun ci metta. Noi intanto ci apprestiamo a finir questo baccano e mettendoci del gusto completiamo il bel trambusto. Gli strumenti dell'orchestra tutti insieme ci fan festa.